amici, mi chiamo William Bruno e oggi con me... Come ti chiami? Alina! Ragazzi, il nostro video di oggi vi stupirà al massimo perché sarà incredibilmente speciale! Io e Alina ci siamo imbattuti in un sito web e abbiamo comprato una bomba da bagno! Ma questa bomba da bagno non è ordinaria! È una bomba da bagno a forma di Cartoon Cat! Ragazzi, abbiamo comprato una vera bomba da bagno di Cartoon Cat! Era in vendita sul sito ufficiale del negozio SCP! Se non sapete cos'è una bomba da bagno, è una miscela energetica concentrata da gettare nella vostra vasca da bagno. Fa della schiuma, colora l'acqua di diverse tonalità e a volte l'acqua persino luccica, sul serio ve lo dico, ragazzi! Inoltre ha anche un buon profumo. Mi piacciono molto le bombe, ma la bomba da bagno di oggi può davvero evocare Cartoon Cat e noi vogliamo metterla alla prova. E non siamo del tutto sicuri di questa informazione. Ragazzi, ecco la scatola che contiene la bomba da bagno di Cartoon Cat e credo che non dovremo perdere tempo. Apriamola subito insieme a voi. Dai, andiamo. Facciamolo. Oh, mi stai prendendo in giro, non lo apri di proposito. Dai, tieni la scatola. Tengo. Non si apre completamente. Ma come, non ha forze, insomma. Ascolta, potrebbe essere perché la gente non si iscrive più al nostro canale. Oh, probabilmente sta succedendo di nuovo, ragazzi. Mi sta venendo di nuovo la febbre. Succede ogni volta che la gente smette di iscriversi al nostro canale. So come risolvere questo problema. Ragazzi, seriamente conosco uno schema che funziona per avere la forza di aprire questa scatola. Dobbiamo riempire tutta la mia batteria energetica. Guardate, la mia batteria è qui, vedete, al minimo è tutta rossa, senza energia, e voi potete riempirla con le vostre iscrizioni al nostro canale. Ogni nuova sottoscrizione porta istantaneamente un pixel di energia, quindi se volete aiutare me e Alina, aiutarci a realizzare il nostro video oggi in modo da poter gettare questa bomba da bagno nella nostra vasca alle 3 del mattino, cliccate subito sul pulsante rosso iscriviti. So che potete farlo, forza! Wow, Alina, guarda, i pulsanti rossi arrivano! Guarda quante! Senti, mentre arrivano le iscrizioni, potresti iniziare la prima? Wow! Ancora un po'! Dai, facciamolo! Va bene! Pazzesco! Wow, la barra dell'energia è completamente piena! Massimo rispetto per voi! Guardate che forza! Ragazzi, è tutto merito vostro! Dov'è? Cosa vuol dire dove? Ecco Alina, è qui la bomba da bagno di Cartoon Cat. L'unica condizione che c'è stato posto quando abbiamo comprato questa bomba da bagno è che non possiamo usarla alle 3 del mattino. Assolutamente no. Altrimenti succederà qualcosa di terribile, ma vogliamo davvero testarla. Io e Alina non abbiamo paura di niente. Soprattutto io. Vogliamo vedere se alle 3 del mattino succede davvero qualcosa quando la gettiamo nella vasca proprio a quell'ora. Quindi ora aspettiamo le 3 del mattino e facciamo tutto come da istruzioni. Ragazzi, sono le 3 del mattino, siamo molto stanchi e vogliamo dormire, ma per il bene del video cercheremo di non addormentarci. La vasca da bagno è piena e sono pronto a tuffarmi. E voi siete pronti? Senti, dobbiamo sbrigarci perché sono già le 3.04. Va bene. O forse funziona solo alle 3 del mattino. Alina, il sito dice che la bomba da bagno non va usata dalle 3.00 alle 3.59. Quindi abbiamo ancora quasi un'ora. Allora andiamo avanti. Entra, forza. Okay. Aspetta, ma con i vestiti? È quello che c'è scritto. Non si deve assolutamente entrare vestiti. Quindi, ragazzi, facciamo l'esatto contrario per capire perché non si deve fare. Ragazzi, avete mai provato a entrare nella vasca da bagno completamente vestiti? È meglio che mi allontani. So che appena ti butti dentro tutto si inzuppa. Sto facendo attenzione. Non lo sapevo. Non so come descriverlo, ma è una sensazione molto strana, ragazzi. Sono completamente vestito eppure sono pronto a rilassarmi, a godermi il bagno. Ma in questo momento non siamo pronto qui per rilassarci, perché stiamo per lanciare questa bomba da bagno di Cartoon Cat. E potrebbe succedere di tutto, davvero assolutamente di tutto. Ecco perché tu prendi queste bombe da bagno e io me ne starò alla larga. Ok, va bene, ma non vuoi... Cosa? Eravamo d'accordo di entrare insieme nella vasca. No, preferisco aspettare laggiù. Va bene, va bene. Allora ragazzi, guardate, vedete questo posto vuoto qui? In questo momento sta per prendere i colori di Cartoon Cat. 3, 2,
Questa bomba da bagno sta colorando l'acqua con le tonalità di Cartoon Care. Guardate, sta continuando la sua reazione chimica. Wow, non mi aspettavo che fosse così bella. L'acqua sta spumeggiando. Wow, guardate qui, sta ancora frizzando nelle mie mani. Va bene. Ascolta, forse lo conosci personalmente, ma se fossi in te uscirei dalla vasca il prima possibile. Forza Bruno, esci. Chissà cosa potrebbe succedere. Potrebbe arrivare Cartoon Cat. Forza, esci. Davvero esci. Aspetta, non ho ancora visto i risultati. Oh, incredibile. Ehi, abbiamo pagato la bolletta della luce? Sì, l'abbiamo fatto. È tutto merito della bomba da bagno. Davvero fatto da Bruno. Potrebbe arrivare Cartoon Cat adesso. Dai, aspetta, vedi che è saltata la corrente. Sta succedendo davvero qualcosa. Porta una candela, dai. Esci. È nell'armadio. Va bene, Alina, accendila. Ok, almeno possiamo vedere un po'. Sai, credo che ora stiano per iniziare delle nuove avventure di SCP. Forse... Esci, per favore. Io mi siedo qui per un po'. Tu controlla il quadro elettrico. Forse è scattato un interruttore. Ragazzi, a proposito, sul sito dove l'abbiamo comprata sono rimaste solo un paio di queste bombe da bagno e stanno andando a ruba. Siamo davvero fortunati ad essere riusciti a comprarne una. Spero davvero che questa bomba da bagno funzioni, perché era incredibilmente economica. Sospettosamente a buon mercato in realtà, ma considerando l'interruzione di corrente penso che la reazione sia reale. Io qualcosa di strano, perché c'è elettricità nel corridoio, ma non nel nostro appartamento. Va bene, dobbiamo controllare il quadro elettrico, perché qui c'è il segno di un fulmine. Gli indicatori mostrano che è tutto a posto, la corrente dovrebbe essere attiva, ma qualcosa deve essere... qualcosa non va qui. Ragazzi, qualcuno ha fatto cadere questo guanto. Tutto questo è decisamente sospetto, ma lo darò alla nostra porzionaia per riportarlo al proprietario. Visto che i conduttori sono a posto, il problema deve essere nel nostro appartamento. Probabilmente è meglio tornare da William Bruno e vedere come sta. Forse la corrente è anche tornata. Accidenti, chi ha perso questo guanto? È William Bruno? Ragazzi, è esploso qualcosa! Bruno, ti prego, apri! Bruno, ti stai bene? Bruno, davvero apri! Cos'è questo? Coriandoli e cibo per i gatti! Se questo è Cartoon Cat, cosa è successo a William Bruno? Santo cielo, William Bruno, perché l'acqua è così nera? Cosa è successo? Svegliati, Bruno! Svegliati! Voi mi avete evocata! Alina! E tu? Sembra che Cartoon Cat mi abbia posseduto per qualche secondo! No, non ti sembra! Eri sicuramente Cartoon Cat! La bomba da bagno ha funzionato! Guarda, usciamo di qui o potrebbe possederti di nuovo! E cosa ne facciamo di te? Cosa dovremmo fare con me? Niente! Non c'è niente da fare con me! Le luci sono riaccese! Forse tutto è finito! Senti, è stato davvero forte! Dobbiamo rifarlo! Abbiamo fatto... Sembra proprio il Cartoon Cat! Ascolta! Sembra che l'avventura sia tutt'altro che finita, è solo l'inizio! Come possiamo liberarci di lui? Non lo so! Magari mentre è qui possiamo fargli uno scherzo! Ehi, questa è una vera via di uscita, facciamolo! È un'occasione perfetta per divertirsi con Cartoon Cat mentre è qui! Vedete che non abbiamo mai fatto uno scherzo a Cartoon Cat prima d'ora! Beh, a parte quando ci ha seduto! E oggi è il momento perfetto per iniziare a fare prank a Cartoon Cat. Spero che non sia qui, controllo prima. Via libera, andiamo. Datemi un attimo per cambiarmi. Oh, mi sono cambiato. Ehi, hai qualche idea su come fare un prank a Cartoon Cat? Ho un'idea, ma prima dobbiamo catturarlo. Attiriamolo con il cibo per i gatti al gusto di dopo. Senti, sicuro? Giusto, probabilmente ha fame. Aggiungiamone ancora, ancora. Cartoon Cat non è un piccolo gattino. Forza, facciamo un mucchio. Sul serio,
Questo cibo per gatti puzza! Non lo sopporto! Meno male che l'hai detto! Pensavo che se avessi detto un buon odore, forse sei rimasto un po' di carton cat dentro di te! Ragazzi, immaginate che anche ai gatti non piace l'odore del cibo per gatti! Non hanno scelta perché gli umani danno solo loro questo cibo e per sopravvivere mangiano questo cibo puzzolente! Non capite? Beh, questa è solo una teoria! Proviamo a catturare davvero carton cat! Opa! Pensi che sia un buon posto qui? Senti, l'ingresso è vicino! Penso che non dovremmo fare troppa confusione con lui! Dobbiamo semplicemente fargli aprire la porta in modo che tutto sia il più semplice possibile! Lui la apre, la vede e cosa succede dopo? Aspetta, aspetta, torno subito! Ci nasconderemo e prenderemo un carton can! Ok, ma toglimi tutto questo di dosso! Va bene, ho capito! Allora, nascondiamoci! Ecco ragazzi, siamo barricati dietro queste valigie. Probabilmente qui non ci vede, perché io e Alina siamo intelligenti. Appena Cartoon Cat entra per mangiare, gli buttiamo addosso questa rete. Siete pronti? Accidenti, sai cosa avremmo dovuto fare? Mettere un ventilatore in modo che l'odore arrivi a Cartoon Cat. Aspetta un attimo Alina. Ho capito. Cosa c'è di gustoso qui? Oh, gnam gnam, delizioso! Piccoli umani sciocchi, lasciano il cibo sul pavimento! Gnam gnam gnam! Ma io sono un genio malvagio e molto affamato! Gnam 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 gnam! Non ho mai visto un gatto mangiare cibo per gatti con tanta foga! Probabilmente nel suo universo parallelo non mangia affatto! Quindi sta divorando tutta la ciotola! Il gattino affamato! Senti, prendiamolo subito e si mangerà tutto, ecco! Va bene! 3, 2, 1! Miau! Che cos'è? Accidenti! Sapevo che era una trappola, maledizione! Arrivati, mi distruggerò! No, no, no! Dimenticato di nuovo che Cartoon Cat può teletrasportarsi in qualsiasi momento, perciò non lo prenderemo in questo modo. Dobbiamo inventarci qualcos'altro. Ascoltate, ho un'idea. Il prossimo scherzo lo farò io. Lascia che ti spieghi tutto. Il fatto è che Cartoon Cat può teletrasportarsi, ma non troppo lontano. Probabilmente è andato solo in cucina, quindi è ancora da qualche parte nel nostro appartamento. E noi gli faremo un prank in modo che voglia andarsene da solo. Andiamo! Opa! Ragazzi, avete visto tutti quei video su internet in cui i gatti superano abilmente gli ostacoli nel corridoio? Abbiamo deciso di vedere se il nostro Cartoon Cat è in grado di affrontare questa sfida! Guardate quanti bicchieri abbiamo preparato! Ce ne sono tantissimi! E per attraversare il corridoio senza rovesciarne nemmeno uno, bisogna fare molta attenzione! Davvero! A proposito, facciamolo subito! Chi indovina il numero corretto qui di bicchieri, mi iscriverò personalmente al suo canale su YouTube! Sono 25! Alina, dai! Non 25. È giusto! Dai, non è affatto giusto, ragazzi! Avete capito le regole? Io spero! Chi scrive per primo il numero corretto mi iscriverò al suo canale! Bene, penso che possiamo attirare Cartoon Cat e aspettare in agguato! Ehi! Cartoon Cat! Oh, sembra che arriva! Ok, allora chi mi ha chiamato? Cosa sono questi bicchieri? Che cos'è questo? Accidente, un'altra trappola! Va bene, cercherò di passare. Ho visto molti video su cui i gatti su internet si distruggono abilmente attraverso questi bicchieri. Non sono peggio dei gatti normali. Va bene, proviamo! Proviamo, dai! Accidenti! Dannazione, pensavo di essere più agile! Ok, davvero, questa è una sfida! Riproviamo! Dannazione, come? Non capisco dove sia finita la mia agilità! Bruno, guarda, sta davvero lottando! Perché ti nascondi lì? Hai paura? Bruno, dai, è davvero divertente! Va bene, beh, niente di che! Ho affrontato sfide peggiori! Cerchiamo di andare avanti! Accidenti, un altro bicchiere! Va bene, mi libererò la strada e distruggerò questi piccoli umani!
Oh, questi bicchieri mi danno un fastidio. Va bene, andate via tutti da qui, forza, andate via tutti. Libererò la strada ad ogni costo. Sono io il capo qui. Allora, dove siete, umani? Ehi, Bruno? Alina? Forza, non potete nascondermi da me. Alina, hai visto? Ha rovesciato tutti i bicchieri. Beh, io l'ho visto, ma tu eri nascosto. Cosa c'è che non va? Stavo solo valutando la situazione. Va bene, dobbiamo inventarci un nuovo scherzo mentre lui ci cerca. Andiamo in cucina oppure andiamo qui. Qui faremo un nuovo scherzo. Ragazzi, Cartoon Cat ci sta dando la caccia, quindi abbiamo escogitato un'esca. Ho fatto una vera... Io l'ho fatta. E l'abbiamo fatta, beh, soprattutto io, una copia di me. Guardate, mi sono anche messo il mio berretto. E in generale sono tutti vestiti miei. E Cartoon Cat mi riconoscerà. E soprattutto, puzza di William Bruno. Lui non lava le sue cose. Quando Cartoon Cat entra in questa stanza, vedrà William Bruno seduto su questa sedia. Sì, siederà così, con la spalla e un pezzetto di testa visibili. E sembrerà che io sono davvero qui. E io e Alina osserveremo cosa fa quando incontra me o Alina, insomma, per capire cosa vuole da noi e cosa dobbiamo aspettarci da lui anche le prossime volte. Ascolta, credo che sia arrivato il momento di nasconderci. Andiamo, tu vai sotto la coperta e io mi metto qui, sotto qua. Sembra una distanza sicura. Dobbiamo solo attirare in qualche modo Cartoon Cat. C'è solo un modo. Spostati, cameraman. William, ecco. Chi sta facendo rumore qui? Chi è questo qui? È William Bruno. Finalmente ti distruggo. Sono incredibilmente fortunato che il vero me non sia su questa sedia. Oh, quindi se mi becca Cartoon Cat mi farà pezzi proprio così. È meglio non farsi prendere da lui. Aspetta. Chi c'è nella giacca di William Bruno? Wow, una specie di orso! Accidenti, accidenti a tutto! Pensavo di aver chiuso con quella canaglia di Bruno, brutto piccolo umano! Arr. Beh, ora mi ha fatto arrabbiare! Arr. Beh, ora li troverò e li farò a pezzettini! Sta per devastare il nostro appartamento! Mamma mia, immaginati se fosse uno di noi, eh! Non voglio immaginare come ti farebbe a pezzi! Oh, te! Sono sicuro che anche lui è molto arrabbiato con te! Gli ho parlato male di te! Perché gliel'hai detto? È per farvi conoscere meglio! Ascolta, calmiamo il suo temperamento e vinciamo uno scherzo che possa spaventare qualsiasi gatto! Sul serio, spettatori! Sapete qual è la più grande paura dei gatti? Se lo sapete, scrivete subito un commento! Così capiamo che sapete un sacco di cose, insomma! Ma se vi manca la conoscenza e non sapete cosa piace e cosa fa paura ai gatti, allora non c'è bisogno di scrivere! Allora guardate e basta! In generale, i gatti hanno una paura terribile di cosa, Lina? Il nostro piano! L'acqua! Hanno paura dell'acqua! E ora inumidiremo leggermente il sedere di Cartoon Cat! Svelare tutto! Guardate questo! Odore di carne! Ehi! Che cos'è questo? Una salsiccia! Wow! Un vero pezzo di salsiccia! Oh, wow! Un altro pezzo di salsiccia! Oh, vieni qua! Sciocchi piccoli umani, come potete trattare il cibo in questo modo? Il cibo va mangiato! Sei tu quello sciocco qui! Sei cadendo di nuovo nella nostra esca! Ragazzi, in questo momento sono nell'armadio ad aspettare il momento perfetto! Come potete vedere, Cartoon Cat è davvero cascato nel nostro nuovo prank! In questo momento si sta godendo la nostra trappola e non sospetta cosa lo sta attendendo! Ragazzi, sono pronto a saltare fuori con una pistola d'acqua! I gatti odiano l'acqua!
acqua e ora ve lo dimostreremo. Bene, un altro pezzo. Riempiamoci la pancia con questa delizia. Gattunchia, prendi questo. Ecco, non è quello che ti aspettavi. Ecco. Non bagnarmi. Ragazzi, avete visto? Si è spaventato davvero dell'acqua. Acqua normale. Ma non è tutto. Io ho un'altra trappola per Gattunchia. Cos'è, un vero topo telecomandato? È il giocattolo preferito di Gattunchia. Quando Gattunchia era William Bruno ci giocava sempre. Bene, Alina, sei pronta a liberare il topo? Sì, certo che sono pronta. Bene, facciamo al tre. Tre! Non mi piace aspettare, dai, rilascia! Dai, Alina, gira verso la cucina! Sto girando! Non si gira! Dopo si è incastrato! Stai qui, perché so che te la faresti addosso se venissi con me. E io andrò di là ad affrontare Gattunchia. Aspettami qui. Bene, d'accordo. Lo farò coraggiosamente alla guardia, nella stanza. Speriamo che con Alina vada tutto bene. Gattunchia, come sei finito qui? Perché hai comprato questa bomba Gattunchia, Bruno? Ascolta, non sapevo che ti avrebbe fatto arrabbiare così tanto. Volevo solo vedere cosa sarebbe successo se l'avessi gettata nella vasca da bagno alle tre. Ma sul sito c'era scritto chiaramente di non farlo alle tre di notte per nessun motivo. Beh, sì. E quindi è proprio questo che per cui l'ho fatto. Volevo fare un video interessante per gli iscritti. Volevo semplicemente fare un esperimento. Beh, per questo adesso pagherete. Eccoci qui. Allora, Gattunchia non è nelle vicinanze. William Bruno, l'ho trovato. Bruno, questo è il topo? Scampo, Gattunchia! Dobbiamo sbarazzarci in qualche modo di questo Gattunchia nel nostro appartamento! E farlo il prima possibile! Allora, come lo abbiamo evocato? Bomba, bomba, nella vasca bagno, ho capito! Dobbiamo svuotare l'acqua! Ragazzi, tutto è iniziato qui e tutto finirà qui! William Bruno, lo faccio per te! Definitivamente. Preparati a morire all'istante. Che mi sta succedendo? Le mie gambe. Cosa? Cosa ti è successo? Ehi, Gattunchia! Ragazzi, è completamente distrutto! Sono spaventato, Si è solo tirato indietro dall'affrontarmi! Chi è il più forte adesso, William Bruno, ce l'ho fatta! No, io ce l'ho fatta! Ho davvero dato il filo da torcere a questo cartoon!
Hackett! Ehi, ehi, ehi! Beh, lui era proprio qui, svenuto, insomma, l'ho preso in pieno, avresti dovuto vederlo! Questo potrebbe essere usato per fare il trailer di un film d'azione che inquadrature! Ce l'ho fatta! L'ho completamente dominato, ho prosciugato il suo liquido ed è per questo che è scomparso! La vittoria è mia! Hai svuotato la vasca? Sì, ho svuotato la vasca. Ah, allora è per questo che è collassato! E non perché accidenti. Hai fatto questo! Giusto! Avremmo dovuto capire prima che non appena avessimo scaricato l'acqua dalla vasca nello scarico, Cartoon Cat sarebbe scomparso immediatamente! E ora cliccate su questo video, clicca, clicca! Guarda, c'è un video incredibile! Sparisce in 3 secondi! Accidenti, clicca più in fretta! Questa è l'ultima tua possibilità di vederlo! Sono sicuro che riuscirete a cliccarci sopra! È il video più incredibile di sempre, forza! Spero davvero che lo vediate, cliccateci sopra! Ciao! E ciao!